Sì, l'eccessite. Comportano come un tempo fa. Guarda, io da parecchio che manco. Guarda, così si chiama. Guarda, no, dico, quando io vengo a Lecce i tifosi si hanno comportato sempre bene con me. Poi calcisticamente non lo so perché io non. Da molto tempo che manco dell'Italia. Però guarda, io vado per la strada, sono molto affezionato, molto educato. Sì, dimmi. Come è nata la tua passione per il calcio? Da piccolo stavo giocando tutto il giorno sulla strada, con un pallone, facevo sempre contro il muro, così uno. Ho avuto la passione per giocare al calcio, da piccolo. Una domanda. Dopo ci fai vedere come giochi a calcio? Vediamo, sì. Vediamo. Vai, qual è stato il tuo gol più bello oppure quello alla quale sei più appassionato? Qua dicono che sono stato quello del Genova. Il Genoa. Ho calciato, ha preso la traversa e poi ho fatto la palla si è alzata di 40 metri e poi è scesa giù. Quello lì. Dicono. Poi dicono contro il Bari pure che ho fatto un punizione. Punizione. C'era un giocatore del Bari sotto la traversa che stava fermo lì. Ho calciato e ho fatto lo stesso il gol. Ce ne sono tanti gol belli che ho fatto qua lì. Qual è la partita dove ti sei divertito di più? È quella del Torino, la del Torino che noi abbiamo vinto 3-1. Ci siamo salvati quel giorno, uno che può immaginare la gente come piangeva quel giorno. Il bagno della fontana. Vai. Quando hai capito che saresti diventato calciatore? Ma uno no, a volte non se ne accorge quando diventerà grosso calciatore. Uno si allena, poi piano piano vai vedendo se si riesce a essere un campione davvero, un calciatore che domani ci sia. No? Vai Pierluca. Non mi ricordo, 29 gol qua. Con Lecce 29. No, 34. 34 con il Lecce. Ah, mi hanno fregato qualcuno. Sì. E con in carriera tanti, però con Lecce 34. Vai di là Marco, vai. In carriera quanti gol? Sì, no, non lo so. Credo 40. Sì, non lo guardo, io non sono. Quello che va a guardare quanto voglio fare. Sono... E nazionale? Il nazionale ho fatto poco, credo che 7 gol soltanto. Però lui non era un attaccante. No, non ero, era un centrocampista, un regista, che faceva giocare gli altri. Però ha vinto un mondiale, con l'Argentina. Vai da Marco, vai. Non sento. Alza la voce. Guarda, credo che la più difficile è stata contro la Roma. Quella partita, anche se noi quella partita l'abbiamo vinto, perché dico la più difficile? Perché loro... con quella partita contro di noi la dovevano vincere e loro erano campioni di sì, noi vinciamo lo scudetto, no? È chiaro. Poi l'abbiamo vinto noi e non siamo riusciti a uscire dello stadio perché era un casino incredibile. Però quella è stata la più difficile. Sì. Il giocatore più duro, Platini. Platini, quello era stato uno dei migliori giocatori che ho visto in vita mia. Ma quando eri piccolo eri povero? Molto. Mio padre e mia madre facevano un sacrificio enorme. Mio padre era muratore. Mia madre lavorava in casa della polizia della signora. Polizia dell'estate. Hai dovuto lasciare la scuola per andare a lavorare con tuo padre?
Sì, ho cercato di... loro facevano tutto per mandarmi a scuola, vedo, però poi ho lasciato la scuola, però ho finito la scuola, non è che l'ho lasciato così. Ho riuscito a finirla. Sì, dimmi. La numero 8. Quella. Tu. Due domande da fare. Ecco. Quando sei nato? Io sono nato il 23 agosto del 1959. 59. Io sono nato il 22. Ecco. Poi? Io sono nato il 19. Un'altra domanda, Alessia? Quando eri piccolo, quanti amici avevi? Quanto amico? Quanti amici avevi da piccolo? Molto. Quanti? 100. Cento! A me mi piace avere gli amici. La domanda è... Aspetta, Giordano non ha parlato ancora. Aspetta, Diego. Come ti sei sentito, dovevi dire? Guarda, mi sono sentito bene perché io dopo di aver lasciato giocare al calcio mi sono messo a allenare. Non ho avuto quel problema che hanno altri calciatori che quando lasciano giocare non c'hanno niente, capito? Io ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare subito. Non lo so chi è. Ti è dispiaciuto molto andartene da Lecce? Moltissimo. Moltissimo perché poi dopo 5 anni me ne andai alla Svizzera a giocare in una squadra di Serie B. Il calcio svizzero non era molto seguito. Abituato a giocare al calcio italiano che tu dove andavi era lo stato pieno, invece là non ci andavano allo stadio. Poi tutti i compagni miei lavoravano, non è che giocavano soltanto al calcio, facevano un altro mestiere. E l'unico professionista di quella squadra ero io. Ci allenavamo alle 9 di sera, perché loro lavoravano di mattina. Invece qua a Lecce ci allenavamo la mattina o pomeriggio, mattina pomeriggio. Era un'altra cosa il calcio in quella volta, però sono andato alle Svizzera e sono stato male proprio, male. Poi non è che ho potuto tornare a Lecce per giocare, perché erano soltanto quella volta erano due stranieri. Gli stranieri di quella epoca era Alenico e Mazzigno, perché Pedro Pasculi aveva preso dalla cittadinanza italiana e lui non risultava straniero, era un cittadino italiano.